campionato regionale a squadre master. Siamo allo spareggio tra Olimpico e Castelfranco. Allora, nel biliardo che vedete adesso giocheranno Andreotti e Cardinali di nuovo contro Messori, questa volta in coppia concorsana. Nel biliardo a fianco si ripete il match della seconda tornata. Finito degli esposti per quanto riguarda i signori, abbiamo l'incontro Corradini contro Golinelli. Pertanto vediamo adesso la bocciata di Corradini. Corradini ne fa 8, andiamo a vedere Caselli. Caselli ne fa 8 pure lui, quindi. E Andreotti nella tua non ha fatto più, quindi pressione Golinelli 0. Corradini 8, Golinetti. Caselli 8, risposto finito 0, finale di 8 2, finito Messori, corsa 0, Caselli risponde adesso con una bocciata di rovesci, fa 4, 8 4, per perdere la vita, siamo sul biliardo di Rubinetti, Caselli contro Fiato di risposta. Massimo. Rubinetti prende il punto. Golinelli, Corradini, 8-7, punteggio per Corradini. Caso Corradini riesce a prendere il punto, punto largo, adesso Golinelli di due sponde interne, c'è la luce tra la piglia rossa e la Corradini e il pallino, vediamo ancora. Thank you.
Sala Candela. Va anche degli esposti, quindi vediamo prima quelli degli esposti, punteggiato a 4 per la serie di c'è 2 per Corsano Assoli contro Rubinetti Cardinali, 13-8 con Livelli nei confronti di Corradini. Invece siamo sul 14-8 per il finito degli sposti nei confronti di Rubinetti e Caselli. Tocca a degli sposti. Prendo il punto di Caselli. Tiro di degli sposti, non sembra assolutamente. Davide. Adesso ne ha 2. Provvidente. Punto rimane rosso, poi c'è di nuovo gli sport, 2 errori, Andreotti che ha conquistato il diritto di bocciare. 4-10 Andreotti, ne fa 8. In questo caso 18-8 ancora degli Golinelli. Golinelli fa 4-2
13 con il 13 adesso Boccia corre via. Spareggio finale campionato regionale squadre master, Olimpico maglia nera, Castelfranco maglia azzurra, Tannarci San Cesario. Corradino. Sembra ben direzionato, fa 10, si porta 22-13. Il pallino sembra 12, 24-13, il pallino si ferma sopra Castello. Non vicinissimo, quindi non credo che Colinelli attaccherà, però mai dire mai, sua risorsa è quella. Stiamo un attimo su questo pignardo, infatti attacca con giudizio. Non ottiene nulla, sta qui la parte dei bottoni, come si suol dire. Andiamo a vedere la situazione con tutti fermi, quindi guardiamo qui questo biliardo. Corradino sponde esterno della parte opposta, sta lontano dal pallino per non fare bersaglio. Sicurezza. Corradino sponde esterno. Di nuovo con il Lidra. Colpirà la rossa per spostarla. Bianca, comunque il punto l'ha fatto. Tanto Corsano va alla bocciata sul 12 pari e quindi andiamo a vedere la bocciata di Cristian Corsano. Fa 2, 14 e 12 per il professore Corsano. Abbiamo adesso degli esposti. 20 degli esposti, 8 per Benetti, Casella. Gli esposti è finito. Vuoto degli esposti. Tanto Colinelli ha fatto giocata e si è portato a 18-24 e adesso andiamo a vedere la sua bocciata. Ti striscio. Lei fa 10, si porta a 28-24 nei confronti di Corradini. Corradini cerca di coprire il gioco per non consentire all'avversario di fare il calcio del pallino. Vediamo
scegli di fare Molinelli, tira all'angolo del pallino, tira molto bene, va ovviamente là sotto, se non va in blocco un gran punto. Bella giocata di Molinelli che ha la via di svantaggio avendo bocciato lui. Vediamo adesso Corradini. Corradini fa una bella giocata anche lui, fa la buca della bianca, 26 a 28 il vantaggio di due punti Molinelli. Assolutamente nulla, e adesso gioca l'ultima biglia, poi Corradini ne avrà due per chiudere la mano, mano che potrebbe risultare comunque importante, nel senso che con due biglie in mano Corradini è capace di tutto. Intanto Cardinali ne fa 6 e manda la bocciata il proprio compagno Andreotti sul punteggio di 18 a 14, se non vado errato, sì, boccia Andreotti. A 4 Andreotti, 22 a 14, bella la partita, match equilibrato fino ad ora. Da Corradini Molinelli, Corradini mette tre biglie in un fazzoletto, in un fragolo possiamo dire, quindi si porta 26 a 6, 32 a 28 e va alla Chito. Boccia Corradini, 32-28, 4 punti di vantaggio per il portacolore dell'Olimpico. Vediamo. Altri 8, 40-28, andiamo a vedere la bocciata di Caselli. 20 a 12 per gli esposti, è finito, boccia Caselli. Sì, 20-18. Partita, vedete, prima in vantaggio degli esposti è finito in modo consistente, adesso siamo praticamente due punti di distanza da una coppia all'altra, 20-18. Finito, mette una biglia. Bene. Cristiano. Misurare, noi andiamo a vedere a
Golinelli, cosa succede? Golinelli, Corradini, Golinelli sbaglia la biglia, perde la biglia di vantaggio. Non una mano esaltante quella di Colinelli, che ha sbagliato un paio di biglie, adesso ha preso vantaggio di 12 punti, Corradini ne fa altri 4, ci porta 44-28. Mi sembra che francamente la partita stia prendendo la strada di Corradini. Corsano la bocciata, andiamo a vedere. Cesario, finale del campionato regionale squadre master, questo è lo spareggio, due coppie, un singolo, in virtù del 2-2, del 3-3 che c'è stato al termine delle due tornate, 3-0 la prima tornata per l'Olimpico, 3-3 dopo per la 3 vittoria di seconda tornata di Castelfranco. Adesso degli esposti va alla bocciata 22. Sono persa, è stata una bocciata, dove c'è stato l'impallo, nulla di fatto, 22-18, entrambe le due partite a coppie. Interessante sul biliardo 9, che è quello che si usa in questa seconda, su questo spareggio, dove Andreotti e Cardinali hanno tre biglie in mano e gli avversari ne hanno una sola.
quindi adesso metteranno la biglia in posizione per far sparare l'ultima agli avversari. Corsano alle due sponde interne, cercherà di spostare pallino dalla posizione in cui è, ci riesce. Sono 4 punti, 2 biglie di Andreotti e Cardinali, si portano a 26 e boccia Andreotti. Fa 4 Andreotti, 26 e 4, fa 30 a 18. Andiamo a vedere adesso il biliardo. I singoli, Golinelli 2 punti, 30-46, boccia Golinelli, 30 Golinelli, 46 Corradini. Fa 2 Golinelli, si porta a 32. Andiamo sul biliardo dell'incontro a coppie. Rovinetti ha una biglia in mano, il punto è suo, probabilmente farà l'inverso, fondo lungo, sponda corta, per quella biglia che vedete in quella posizione, vediamo, sembra ben tirata, adesso è a rischio di buca. 22 a 20 e boccia Caselli. Siamo Golinelli intanto. No, si ferma per aspettare la bocciata di Caselli, quindi ce la guardiamo anche noi. Ripresa ritmo, siamo 30-22, passa il vantaggio Rovinetti, passa il vantaggio Rovinetti e Caselli. Colinelli. Colinelli fa un bel tiro, fa veramente un bel tiro, ne fa 8, si porta a 40, quindi recupera da un vantaggio, uno svantaggio di 18 punti, adesso è a soltanto 6 punti dal prestigioso avversario. Abbiamo Corradini. Yeah, I'll see you.
punto sembra rimanere bianco per Molinelli. Sembra, ho detto, no, il punto è rimasto rosso. 48-40, Breccia. Guardini. Di distrazione, ci sono diversi messaggi, purtroppo non tutti riescono a vedere, noi abbiamo un plafond di ascoltatori sopra quel numero, non prende più nessuno, quindi purtroppo chi non vede, soprattutto nel cellulare, fa molta fatica, e quindi andiamo a vedere la voce degli esposti. Torniamo alla partita, 30-24 per Rovinetti Caselli, boccia degli esposti che comunque fa una bruttissima bocciata, non da lui. Allora, ricapitoliamo la situazione perché ci siamo un po' distratti. Rovinetti Caselli sono a 30, finito, e gli esposti a 24. 37-30 per Messori Corsano contro Grotti Cardinali. Ma adesso andiamo invece a vedere i due singoli, che sono Corradini 48 e Golinelli 40. Andiamo a vedere la partita di Messori Corsano, ha finito Adriotti Cardinali. Adesso Corsano ha tirato la quarta ed ultima biglia della mano. I due avversari ne avranno due a disposizione per tentare di realizzare. Cardinali ha sbagliato il tiro, era intenzionato a farne 6, adesso si è complicato la vita da solo. Una piglia per Cardinali Andreotti, boccia Andreotti, 37-32, partite comunque tutte molto in equilibrio. Andreotti ne fa altri 8 e si porta a 42 a 37, 5 punti di vantaggio, ma siamo sempre lì, è tutto da definire. Adesso abbiamo la mano, la partita di Caselli e Rovinetti, che hanno di vantaggio, sono in vantaggio di 6 punti. Caselli, i due sponde esterne, toccano il pallino, quel tanto che basta per mettere le sue due biglie a punto. Quindi siamo sul biliardo numero 9, dove Cardinali va all'attacco della biglia bianca degli avversari ma non ottiene birilli. Vediamo adesso la giocata di degli esposti, che deve tamponare per non subire il colore, per
perché lui ha l'ultima biglia, poi Rovinetti ne avrà due in mano e non è assolutamente una passeggiata contrastare Rovinetti. Appunto, il tiro degli esposti non è il massimo, però sembra avere chiuso un po', controllato un po' la situazione. Andiamo a vedere Colinelli che ha una biglia di vantaggio e tenta l'attacco come fa di solito. Lui lo fa bene perché ne fa 3 di calcio e 2 col colore, 45-48, erano 46-28, un parziale di 16-2 per Gianni Colinelli, che sembra ritornato perfettamente, anzi è ritornato perfettamente in partita, ha solo i 3 punti dall'avversario, però prima di lui boccia Caselli, 2 i punti soltanto fatti da Rovinetti con 2 giocate non esattamente esaltanti, boccia adesso il buon Caselli, 32-24. Caselli è una macchina in questa partita, anche nella precedente, è un cecchino veramente. Andiamo a vedere Colinelli e Corradini, boccia Colinelli, 45-48. Che Colinelli fa 10, 55-48, scappa davanti, dopo ripeto erano 46-28, 18 punti di vantaggio, adesso sono 55, quindi 28-2 il parziale di Colinelli. Corradini va vicino al pallino ma lascia luce tra il pallino e la biglia. Partite tutte interessanti, cerchiamo di seguire le fasi più importanti, la finale del campionato regionale master a squadre, lo spareggio, 2 coppie, un singolo per il titolo dopo il 3-3 delle due mani. Colinelli fa un altro bel tiro ma non ottiene Birilli, porta il Zecchiano i due avversari. Colinelli fa alcuni tiri che forse all'avversario sembrano impossibili, insomma, però sempre col sorriso sulle labbra, non c'è astio, non c'è. Andiamo sul biliardo 9, dove boccia di nuovo Corrussano sul punteggio di 37 per lui. Prende l'impallo, non fa nulla, gesto di stizza. L'importanza della partita è chiaramente c'è, ma non sempre si può fare. Fino a 41 ne hanno loro e credo 42 gli avversari, quindi praticamente siamo pari, 40-24 la partita di Rovinetti e Caselli nei confronti degli esposti ha finito, e invece i due singoli che andiamo a vedere sono sul punteggio di 55 per Colinelli, 48 per Corradini. Caselli che non aveva nessun interesse a star corto, invece è stato corto e ha giocato la terza biglia, adesso costringerà Rovinetti a tamponare, poi dopo gli avversari ne avranno 2 in mano per cercare di recuperare un parziale di 16 punti in meno. Intanto Corradini va a 50, conquista diritto alla bocciata, 50 per lui, 55 per l'avversario, boccia
Corradini e cercherà di scavalcare il proprio avversario. Corradini e Racchito, bella partita quella tra Corradini e Golinelli. Golinelli coriaceo che non cede un centimetro, e un Corradini che tutti conosciamo. 60-55, scappa avanti Corradini, il pallino però sembra andare appena sopra al castello e quindi lì di solito Golinelli attacca, vediamo, sì, è in una posizione dove non rischia più di tanto, se lo tocca da una parte riesce a fare qualche, non il massimo, ma se riesce a fare dei virilli. Bisogna vedere se fino ad ora ha sempre attaccato Golinelli in quella posizione, però insomma non è esattamente sempre la stessa cosa. Attacca in modo diverso, con tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, sta sul sicuro dalla parte, come si dice, dei bottoni per non dare punti all'avversario. Adesso tocca a Corradini, intanto ha finito e degli esposti ne hanno fatte 6, sopporta la 30 e degli esposti boccerà a 30 con gli avversari a 40. Andiamo a vedere questa bocciata di degli esposti non appena effettuato il tiro Corradini, che sembra essere assolutamente bello, ne fa 6, si porta a 66-55, riconquista un vantaggio nei confronti dell'avversario di 11 punti degli esposti la bocciata. Qui le situazioni si capovolgono da un momento all'altro. Degli esposti la bocciata ne fa 8, quindi si porta a 2 punti, quindi qui ripeto 42-41 le altre due coppie, il vantaggio di 2 punti, di 1 punto coppie del Castelfranco. 66-55 per Corradini dopo un parziale importante di Golinelli. Per Andreotti e Cardinali, Andreotti si brucia il pallino e quindi non ottiene chiaramente nulla da questa bocciata, in pratica non la fa. Questi qua, Castelfranco è l'ottava con gli altri, quindi non è che non hanno profuso energie oggi. Grande gasolina! Sui singoli, perché la situazione è interessante, è una mano, adesso Corradini tira l'ultima, poi Corradini avrà un'altra,
e finora hanno tirato tutti e due delle piglie stupende. Vediamo. Corradine fa 11, sono tanti. 66 si porta a 77 e l'avversario è 55, quindi una ipoteca sulla partita. Adesso a Golinelli non rimane che fare, forse tentare di farne 6, portarsi a 61 se ci sono già in orbita. Spostare forse pallini, fare veramente i 6, non sposta pallino, vediamo quanti sono, sono 6 sembra, vediamo quanti ne segna, perché qui è difficile vedere esattamente. Era 6, 61, 77, boccia Golinelli. Però anche sul 2 c'è una palla importante di Rovinetti, stretta, deve 6 se gli va bene, gli regala l'avversario. 6-2-8, 48, 40 per lui, 46 per l'avversario. Golinelli intanto ne fa 10, 71-77. Ragazzi, che partita questa qua fra i due singoli, 71-77. Sposti adesso fa anche Filotto, quindi si porta a 54, oltre alla bevuta di... Il fatto poi che degli sposti faccia Filotto non è assolutamente una novità, e ha giocato bene anche prima, è mancato forse un po' il suo compagno. Adesso noi siamo qui sul singoli perché c'è Corsano che boccia, andiamola a vedere, ma poi torniamo qua. Corsano ha fatto una bruttissima bocciata, ha fatto una bicicletta non da lui, ne beve 4, va in buca dalla parte opposta, sono 6 per gli avversari che vanno a 50. Andiamo a vedere Golinelli se attacca per fare partita. ...43 per Messori e Corsano, 50 per Andreotti e Cardinali. Adesso noi siamo comunque sulla partita del singolo, perché secondo me siamo all'epilogo, l'ultima mano, 77-71, Golinelli sta guardando, credo che alla fine deciderà di attaccare perché ha la biglia di svantaggio, l'avversario ne ha 77, quindi lui probabilmente tenterà di fare il calcio, ma gliene servono tanti, gliene servono 11, non sono pochi. Avanti, calcio, di striscio. Sì. Bello ma non bellissimo, passa di fianco a Castello, quindi adesso tocca a Corradini che può attaccare, ma non credo, alla biglia di vantaggio e, o cercare di mettersi in posizione di copertura. Si copre molto bene, allora situazione generale 77-71 per Corradini con Golinelli, 54-42 per degli esposti, e ha finito con Rovinetti e Caselli, 50 per Andreotti e Cardinali, 43 per Affinito Corsano, per Messori Corsano.
ha finito, continua a giocare veramente male, sbagliato un sacco di pigli oggi, non il migliore ha finito. Golinelli, devi pensare, noi andiamo a vedere Caselli e Robinetti contro finito e degli esposti. Caselli ha messo una bella biglia, hanno una biglia di vantaggio ma sono sotto di 12. Andiamo sul 2 perché c'è qualcosa di interessante, sembra ci siano i 10 di colore per la coppia di Castelfranco che metterebbe praticamente in parità. ...54 invece a 44... bocciato, quindi ce lo guardiamo, poi andremo da Molinelli e Corradini perché Molinelli ha l'ultima chance, deve farne 11, non sono pochi. A 54, partita tiratissima, andiamo a vedere Golinelli che tira l'ultima biglia. Vince il Corradini 1-0 per l'Olimpico. Adesso andiamo sulle partite delle coppie, subito Andreotti Cardinali, Vessori, Corsano. Ultima biglia per Messori, 49-50, siamo praticamente... Andreotti, non so quanti sono quelli di cuore, penso uno solo, la biglia soltanto, boccia Andreotti che prima si è bruciato il pallino, vediamo se va a segno questa volta, no, sembra proprio di no, Massimo Umbirillo, 52-49, 54-49, 5 punti di vantaggio, 56-54 per Rovinetti Caselli nei confronti di Affinito degli Esposti. Thank you.
Se tocca degli esposti, l'ultima pinna, 5-6-5-4 per dove prima aspettiamo la giocata qui. Bravo Davide! Allora, con gli esposti ha conquistato il punto, 56 pari, Corsano Boccia 49, 2, 51, 54, vediamo, fa 8. 8 e quindi 49, 51, 59 a 50. Biglia in posizione di sparo degli esposti, 56 pari, vuoto. Torniamo da Cardinali Andreotti e Affini e Messori Corsano, che sembra la partita è destinata a finire prima in questo ritmo che hanno, ma mai dire mai, perché qua fanno gli ometi praticamente tutti. Corsano va dietro la biglia rossa, però lascia spazio tra la biglia e il pallino, vediamo Andreotti. Che andrà in sicurezza con della spinta, fa il punto, ne mette tutti e due a punto, adesso tocca Messori tamponare. Ha finito. Apre il gioco, la biglia di svantaggio deve per forza non perdere altre biglie. Messori. Salva i due della Bocciofila, la biglia bianca dell'avversario, perché va a colpire proprio la biglia bianca, sarebbe andata in mezzo ai birilli e quindi avrebbe procurato un ulteriore vantaggio, nel senso che già hanno un vantaggio di 5 punti, ma 59-54, vai a 61-62, metti fai 6, vai a 65, la partita prende un'altra piega. Adesso vediamo cosa decide di fare Messori con l'ultima biglia a disposizione. Pensa, non ci pensa più, anche l'altro biliardo si riflette. Certo, le biglie adesso cominciano ad essere pesanti, siamo all'assegnazione dello scudetto. Sì, Andrea. 56-59, Boccia Andreotti. Vuoto Andreotti.
verso spingere la pallina verso la sponda alta. Preciso, però questa volta si salva lo stesso, nel senso che fa il punto, ne hanno già uno di meno. Adesso siamo veramente all'epilogo, ripeto, 1-0 per l'Olimpico in questo spareggio del campionato regionale squadre master. La situazione delle partite 59-56 per Messori e Corsano, dall'altra parte 56 pari per tra Rovinetti e Caselli, e ha finito e degli esposti, quindi qui chiaro, Castelfranco per vincere il titolo deve vincere tutte e due. All'Olimpico ne basta una, visto il vantaggio che già ha. Partita tra Golinelli e Corradini, finita 79-80-71, bella partita, il Golinelli si è difeso con i denti, con le unghie, mettendo alla frusta l'avversario, ma poi l'avversario è Corradini, quindi alla fine ha prevalso meritatamente. Il piano del fianco sembra non avere più voglia nessuno di tirare la biglia. A questo punto si decidono, tira l'ultima, vediamo, poi ne avrà una Rovinetti. Torniamo sulla partita di Messori Corsano, perché credo che Zelotti non ha fatto il punto, quindi Messori va all'attacco per fare partita con la sua biglia, non con la biglia rossa dell'avversario, non ottiene nulla. Voce a 61, Corsano a 61 per il match e per il titolo. Vediamo un attimo. Corsano, match, partita, incontro, titolo 61, servono 10. E fa 4. 65 a 56 degli esposti, 58, diamo la bocciata, 56. Sembra essere più o meno lì. No, 4. Sembrava che fosse la bocciata del match. 4, 62, 56, Andreotti all'attacco.
Andreotti all'attacco e forse non ha neppure fatto il punto. Caselli sente due, ci deve fare il calcio così. Porta sopra da 60 precisamente a 62 anche lui. Rovinetti, Caselli e Messori e risposti è finito. Messori Corsano 65, Andreotti Cardinali 56. Cristiano. Siamo all'assegnazione del titolo perché il punto è di Messori e Corsano e gli avversari devono fare 14, mi sembra molto improbabile. Titolo appeso a un filo per Castelfranco e chiaramente vediamo. Olimpico campione regionale. No. Mi ho lasciato prendere dal gesto che stava per fare dalla mano, 59-65, però adesso deve fare 6 per vincere. Non è una cosa impossibile, parliamo del cielo, però sono, a questo punto le biglie sono molto 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 pesanti. Vediamo una sole che cerca la concentrazione, le biglie di fianco chiaramente si sono fermati. Olimpico campione regionale a squadre Master 2018.